E dunque, dopo quasi 3 anni, mentre ascoltiamo il suono delle sirene delle navi che stanno tirando la Costa Concordia verso il porto di Genova, dove sarà distrutta, lì dove era nata questa sventurata nave, che è stata protagonista di un tragico, appunto, momento, che è quello del segno affondamento della stessa nave a causa di un saluto all'isola d'Ercilio, e con il capitano Schettino che la comandava, appunto, la morte di circa 30 passeggeri, e che è passata alla storia quasi come il Titanic. Insomma, lì furono molti di più le vittime. E è stato questa cosa concorde, questo ultimo, diciamo, passaggio di questa storia, non ultimo, perché poi ci sarà anche, appunto, l'arrivo, ci sarà anche la distruzione, ci sarà la fine del processo, perché il processo ancora non è finito, soprattutto a carico del capitano Schettino, a cui è stato rifiutato il patteggiamento. Mi sembra era stato chiesto dagli avvocati di Schettino, ma è stato rifiutato, mentre era stato accettato per altri membri dell'equipaggio e anche della costa, dell'azienda, no? Multinazionale che gestisce queste navi da crociera. Era stato accettato agli altri, e erano stati condannati chi a 1 anno, chi a 2, chi a alcuni mesi, e così via. Quindi questo non è l'ultimo, questo momento di questa fase, non è l'ultimo episodio di questa triste e tragica, diciamo, telenovela che riguarda la Costa Concordia. Perché, appunto, ci saranno queste. Però è un momento importante, cioè la Concordia lascia il posto dove sono morte le persone, dove è avvenuta la tragedia, la lascia trainata da queste navi. E le riflessioni sono tante. È una storia complessa, ma semplice al tempo stesso. Innanzitutto, commentiamo dall'inizio, da prima che accadesse questo episodio. È consuetudine, da parte anche di queste mega navi, queste grandissime navi da crociera, 7-8 piani, insomma, di palazzi che camminano con a bordo migliaia di persone, salutare, cioè avvicinarsi molto alle isole o alla costa, e salutare oppure fare l'inchino a chissà chi, a chissà cosa. Ecco, questa era una consuetudine, lo è ancora adesso, credo. Quindi già questa consuetudine è come, non so, passare a 300 all'ora su una strada per salutare un ex pilota. Insomma, è un qualcosa di rischioso comunque. Dall'altro lato, poi, questi benedetti scogli, piccoli, poi neanche tanto grandi, che erano lì vicino al porto al golfo dell'isola d'Ercilio, mi sembra che c'è un piccolo porticciolo lì, e che, appunto, non sono stati valutati né dai mezzi elettronici, almeno così sembra, e neanche da un punto di vista manuale, che ha causato questa cosa. Poi c'è stata tutta la vicenda dell'affondamento, del tentativo anche da parte, mi sembra, della Concordia, soprattutto della Costa, di cercare un attimo di non comunicare immediatamente quello che stava avvenendo alla Capitaneria di Porto e al resto del mondo, per cercare di coprire il più possibile. Ma nel momento in cui poi abbiamo visto quella telefonata mi sembra si chiamava De Falco, a Schettino, in cui, appunto, si intimava, urlando e con anche parole forti, di comunicare esattamente quello che stava accadendo, e anche di andare sul posto, di tornare sul posto a Schettino, insomma, si è, appunto, capita la gravità di questa situazione, che forse Schettino non aveva percepito, non aveva, cioè sperava di non fosse così grave. Infatti, quando ha detto c'è stato un morto, si era già spaventato, perché ovviamente la responsabilità cade soprattutto su di lui. Però non bisogna essere ipocriti, la responsabilità non è solo di Schettino, ci sono stati anche altri condannati, la responsabilità è anche di questa consuetudine. Poi c'è stata, appunto, del saluto, c'è stata anche una telenovela sul fatto che alcuni sono andati sulla nave prima. Io ho visto dei filmati di alcuni droni che sono andati a posarsi, ma droni, mi sembra, non autorizzati,
Ripeto, mi sembra droni non autorizzati, linkiamo il video a questo, ma questo io non lo so, sembra perché da quello che ho visto, poi è probabile pure che sono stati autorizzati, dei droni che sono andati per fare dei video a posarsi proprio lì, no, sono passati sopra, pure questo non è una cosa forse. Comunque, ecco qui il video, andiamolo a vedere, poi casomai correggiamo, io ho usato il termine mi sembra. E, insomma, poi ci sono stati anche altri episodio Schettino è ritornato a vedere sul posto della Concordia. Abbiamo visto uno scoop della Rai. È stata la parola chiave più cercata nel 2012 su Google, nella rete. Ci sono stati insomma, tanti, anche il fatto del parbattering, cioè del raddrizzamento della nave, ha causato un interesse incredibile. Qualche mese fa, un anno fa circa, e anche adesso sta attirando molto questo fatto della partenza a livello mediatico. Quindi è stato anche un business mediatico, perché non dirlo? È così purtroppo. Ecco, le tragedie purtroppo a livello mediatico rappresentano, e questo non lo dico io, è così, un business, cioè fanno notizie, quindi fanno mercato. Ci sono stati tantissimi turisti che sono andati lì a fotografare, ma è anche vero che il sindaco dell'isola del Giglio ha appunto fatto capire. Esplicitato il fatto che ci sono stati milioni di euro persi da parte dell'economia dell'isola del Giglio a causa di questo affondamento. Bisogna però dire anche in tutta questa tragedia, questa tristezza, queste ipocrisie e tutto questo caos che l'Italia ha mostrato comunque un certo orgoglio anche dopo e anche aiutata da parecchi ingegneri dell'estero e di tecnologie estere. Nel recuperare la nave, quindi nel non danneggiare innanzitutto tutto quello che era l'habitat intorno dell'isola del Giglio, una delle isole più belle d'Italia, il raddrizzamento è stato un'opera notevole e anche appunto questo come si dice, trasbordo, no? Cioè il portare la nave a Genova in questo modo è un'opera mastodontica che ci fa comunque onore nella tragedia, questo non bisogna mai dimenticarlo. Quindi queste sono un po' le riflessioni, se ne parlerà ancora, aspettiamo poi di capire quale sarà la sentenza a Schettino, che comunque secondo me qualche anno, da quello che si vede, sicuramente qualche anno di condanna lo prenderà, senza, purtroppo per lui sarà così. Questo è quello che io vedo, ecco quello che ho percepito. Bisogna vedere quanti anni, se 3, 4, 2, 5, non lo so, però comunque ci saranno, secondo me al 99% sarà condannato, perché se sono stati condannati gli altri sarà condannato anche lui. Questo è il fatto e quindi tutto questo qui è il mio commento, un po' un riassunto bonario e un commento che andava fatto perché è un momento importante in tutta questa vicenda, il fatto che sta andando verso Genova a farsi rottamare. Ciao a tutti.